quindi è finita, nel senso, c'è poco da commentare, niente, non c'è momento, non c'è più futuro per il pallacalcio, quindi è stato preso atto da parte nostra, i giudici e i curatori, e adesso andiamo avanti. Brutta Come giornata. andate avanti? Non lo so, questo onestamente non lo so, purtroppo finita male, non ce l'abbiamo fatta, noi ce l'abbiamo messa tutta, sia noi calciatori che anche i curatori, anche Piazza e Corrado ci hanno provato, ma purtroppo 2 mesi e mezzo non sono bastati per avere un'idea precisa di quello che è il debito che è stato fatto, e questo fa capire l'entità del danno che hanno fatto quelle 2 persone là fino in questi anni di permanenza a Parma. Purtroppo, ripeto, tutti i sacrifici che abbiamo fatto tutti non sono serviti, e quindi questa è la conclusione. La FIGC poteva aiutarvi di più, insomma, ha fatto un passo indietro rispetto a qualche mese fa, alle promesse. No, no, la FIGC ha mantenuto quello che era il suo ruolo. Promesse non ce ne aveva fatte nemmeno a marzo, quando eravamo falliti. Si è solo messa a disposizione per trovare dei fondi per farci finire il campionato, però non ci aveva promesso niente. Ha fatto quello che avevano detto, cioè ha certificato il debito che ha sancito il giudice delegato. E per iscriversi il Parma doveva pagare 22 milioni e mezzo, quindi purtroppo il punto interrogativo per le 2 cordate interessate era quello che poteva ricadere sulle loro spalle dopo, che era una garanzia che chiedevano, che però purtroppo non li poteva dare né la federazione, né nemmeno i curatori, quindi era un rischio che, tra virgolette, erano costretti a correre, e non se la sono sentita di correrlo. Per questo ieri sera e stamattina l'altro hanno deciso di tirarsi indietro. Qualcuno dice che dovevate fermarvi, che non dovevate più scendere in campo. Vuoi rispondergli? Sì, nel senso, a posteriori è facile dare giudizi, oggi dire che dovevamo fermarci 2 mesi fa è facile. Se noi ci fossimo fermati 2 mesi fa, saremmo falliti 2 mesi fa, non ci sarebbe stata nessuna possibilità per poter salvare il Parma. Oggi no, questo purtroppo non è stato fatto, però abbiamo voluto continuare a giocare per dare una possibilità al Parma di poter sopravvivere, per dare una possibilità a tanti dipendenti di mantenere il posto di lavoro, per dare la possibilità anche a voi giornalisti di poter parlare del Parma l'anno prossimo, perché credo oggi siete in 30, però in Serie D magari ne bastano due. Quindi per dare continuità all'indotto Parma, che girava tutto intorno a una società di Serie B. È normale che, decadendo questo, in Serie D viene a mancare tutto quello che può essere l'interesse. Quindi, ripeto, il fatto di dire oggi era meglio se vi fermavate è troppo facile. Quando abbiamo scelto di giocare abbiamo fatto l'interesse di tutti, non certo di noi giocatori. Purtroppo, come ho detto prima, tutto quello che abbiamo fatto è stato vano, perché non è servito, e questa è la delusione mia più grande, perché io quest'anno veramente ci ho messo anima e corpo in questa situazione, ma proprio non mi viene anche niente. Alessandro, tu dici che la federazione non è colpevole, però c'è anche da Facciamolo dire. scendere, ragazzi, per favore. No, 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 stavo dicendo che dicevi che la federazione non ti senti di accusarla, secondo te Tavecchio non è colpevole, però negli ultimi giorni, insomma, c'è stato un certo ostracismo nei confronti del Parma, Lega, non Lega, paracadute che c'è, che non c'è, che sparisce, il Brescia che deve essere sì, ripescato, il Cesena. sicuramente hanno subito tante pressioni da parte delle altre squadre, che avevano tutti i loro interessi che il Parma fallisse. Però io credo che quello che aveva detto all'epoca Tavecchio, che avrebbe deciso con i curatori e il giudice quello che era il debito, è stato confermato, perché il discorso anche dei 5 milioni non erano i 22 milioni, e quindi non è stato dichiarato debito sportivo quello. Quindi anche quella è stata una promessa che è stata mantenuta. Ora, ripeto, non è che voglio difendere Tavecchio, perché non mi interessa, in questo momento ho altri pensieri, però ci tengo a precisare che quello che aveva detto 2 mesi fa lui lo ha mantenuto. Forse sulla Lega avrei qualcosa da dire che è stata un po' più ambigua in tutta questa situazione, però ripeto, mai parlare di
di cosa poteva essere, no? Non serve a niente. Non dimentichiamoci chi è che ha creato tutto questo, perché sicuramente ci sono stati degli errori, anche magari da parte nostra, da parte dei curatori, ma sono stati errori a fin di bene. Cioè invece chi questi errori l'ha fatti in malafede, adesso stiamo pagando tutti noi per colpa di altri. Io mi auguro che quantomeno alla fine di tutto che paghino anche in prima persona quello che hanno combinato a questa società, a questa squadra, a questi tifosi. Senti, ma Leonardi, non lo facciamo un mistero, si dice che stia lavorando a Latina, che incontri anche giocatori, non so se hai avuto conferma, che impressione ti fa? Mi fa schifo perché la federazione non dovrebbe permettere a chi ha lavorato male di continuare a lavorare nello stesso settore, quindi io credo che questa notizia, non so se verrà ufficializzata o meno, visto che c'è un processo in corso, un procedimento, non lo so, io mi auguro che, ripeto, che queste persone paghino per quello che hanno fatto. Noi abbiamo pagato per colpe di altri, mi auguro che loro paghino per quello che hanno fatto in prima persona. Adesso Alessandro, tu e quel centinaio di tuoi colleghi che erano sotto contratto siete svincolati, cosa succederà? Succederà che io ormai, diciamo, c'ho una certa età, non lo so, credo che ci sarà ora la corsa magari a prendere quelli più appetibili a costo zero e assicurarsi di quelle proprie squadre. È normale che c'è uno svincolo totale da parte di tutti, non essendoci più una società, e quindi ognuno poi farà le sue valutazioni. Hai detto prima giustamente che oggi siamo in 30, probabilmente domani saremo in 2. C'è il compito forse di provare a ripartire, magari senza anche l'aiuto dei riflettori, anche perché immagino che le partite della Serie D non so quanto a livello mediatico possa aiutare. In ogni caso il Parma, da quello che credo e capisco, può contare anche su Alessandro Lucarelli per una ripartenza seppur dalla Serie D. Ma sì, io tengo fede a quello che ho detto due mesi fa e tutto questo tempo, nel senso non mi tiro di certo indietro adesso, però mi dispiace anche dirlo, ma non è il momento magari di parlare di quello che farà Lucarelli, la disponibilità c'è mia al 100% come ho sempre detto, però è bene parlare, cioè purtroppo dobbiamo parlare di quello che ci è stato fatto, che non siamo riusciti ad aggiustare e purtroppo questa è la situazione, diciamo è il finale di un'annata veramente disarmante, disastrosa su tutti gli aspetti. Soprattutto con Corrado avete lavorato gomito a gomito per diversi mesi e sostanzialmente un po' tutti i tifosi, un po' tutti noi anche come giornalisti ci credevamo alla riuscita di questa missione, che poi invece alla fine non è andata a buon fine. Voglio dire, sei aste, trattative private e quant'altro, com'è possibile che soltanto in fondo i compratori possano avere trovato questi ostacoli così insormontabili? Ma precisamente questo non te lo so dire, io so che hanno lavorato per cercare di rimediare a tutte le malefatte che sono state fatte a questa società e non è stato facile. Ogni giorno veniva fuori un problema diverso, si aggiustava una cosa e ne veniva fuori un altro e questo è stato così fino a ieri sera, perché ieri pomeriggio c'è stata, io ero in contatto con Corrado, diciamo, e anche con Franzone, però da Franzone da due giorni non avevo più sentito. Corrado non più tardi ieri ha fatto, diciamo, la riunione decisiva che ha portato poi alla scelta di rinunciare all'acquisto. Purtroppo una persona, un imprenditore serio che vuole fare un investimento deve avere le garanzie e deve sapere cosa va ad acquistare e a pagare. Purtroppo questo, ripeto, nonostante due mesi e mezzo di trattative non è stato possibile farlo, c'era troppe incognite e questo l'ha portati a fare un passo indietro, ecco. Però io credo che anche da parte di tutte e due le cordate ci sia stata la voglia di farla l'operazione, ci hanno messo dentro sia soldi che impegno e voglia, se non sono riusciti a concludere perché evidentemente non c'erano le condizioni per poterlo fare. Comunque avevate chiesto una moralizzazione del mondo del calcio, diciamo, quando avete deciso di entrare in campo, c'è stato un po' di cambiamento? No, c'è stato niente, se non magari le stesse squadre che la domenica ti facevano i complimenti e ti davano la mano, poi ha visto che ti hanno fatto la guerra per spartirsi un milione di euro di paracadute per dividerselo tra di loro, senza pensare magari alle persone che rimangono a casa, indipendentemente dai giocatori. Quindi
questo ti fa capire che quando c'è i soldi di mezzo nessuno guarda in faccia a nessuno. Noi abbiamo la coscienza pulita di essersi comportati bene fino alla fine. Forse ecco, il rimpianto è proprio quello, di essersi comportati bene e questo non ha pagato. Grazie. Scusa, no, è questo qui. Grazie.